Ciao team, è sera, non inoltrata, sono le 7:40. Io mi sto preparando perché sono stata invitata ad un compleanno, una festa sorpresa di una bimba che si chiama Vanessa. E quindi, insomma, mi sto cambiando, niente di che, non è che mi vesto elegante, ci mancherebbe. Però quindi sto scegliendo che cosa mettere. Apriamo l'armadio, di sicuro i jeans con gli stivali, quelli ok. E poi, siccome è tornato il freddo, e vai, metterò un maglioncino. Non so, a me piace tanto questo maglioncino azzurro, voi che dite? Oppure, perché non voglio sentir caldo, che dopo io mi emoziono. Oppure mi piace molto anche questo, che è tipo lil, tutto un po' sbrilluccicante. Voi cosa dite? Potrebbe andare, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, vedete, ha tutte... Ops. Vedete, ha tutte... Ops. Ha tutte le paillette. A me piace un sacco questo maglione. Capite? Metto questo? Sembra adatto per un compleanno. Quindi finisco di prepararmi e volo letteralmente a questo compleanno a fare la sorpresa. Sarà una sorpresa anche per voi, perché, e anche per me, perché non ho la minima idea di che cosa succederà. Ci vediamo tra poco. Siamo in macchina, perché c'è anche Matteo che mi accompagna. Vedete, è buio, piove. Quanto mi piace la pioggia. Siamo a Pesaro e stiamo andando appunto al compleanno, come vi dicevo poc'anzi mentre mi stavo preparando. Ho messo quel maglioncino poi, quello che vi ho fatto vedere. E manca poco, siamo quasi arrivati. Andiamo, non so se lo conoscete, l'America Graffiti, non so se c'è anche dalle vostre parti. Si mangia benissimo, io però ho già mangiato perché devo stare a dieta. E sono un po' emozionata, sono un po' tesa a dire la verità, perché sì, ok, faccio video su YouTube, però in queste situazioni io... un po' d'ansia mi viene, un po' d'ansia da prestazione. E vabbè, più ci avviciniamo più mi sudano le mani. Ok, perfetto. E tra pochissimo con la faccia di Vanessa. Allora, io sono arrivata, questa è la mamma della festeggiata. La festeggiata è qua dietro con le sue amiche, però io giustamente non posso riprendere tutte le bimbe perché non si può. Esatto, non si può. Quindi stiamo aspettando, loro intanto si stanno mangiando la torta alla facciata nostra. E io sto aspettando per fare la mia... Volete vedere anche il babbo? Assolutamente, fai un saluto al babbo. Papà! Grande, non vedo l'ora che finisca. È stanchissimo, è provatissimo. Poi abbiamo una zia. E aspettiamo che mangino sta torta, così facciamo il nostro ingresso. Dove è la classe? Via da qua. Chi ha scritto prima di tutte? Tutte. La mia ho scritto. Noi, Costanza, Bianca, Aurora, Virginia, Camilla. Allora, c'è la Giulia che è arrivata in ritardo e deve ancora firmare. Sono tutte loro. Anita, Melissa, Zoe e Giulia. Giulia da voi. Non ci ho preso. Ma c'è pienissimo. Sì, per non romperlo, faccio piano, no? Io non lo so neanche che cos'è. Cerca ancora, è successo qualcosa di strano. Andiamo a cercare, bimbe, andiamo tutti a cercare. No, la Vanessa è seduta. Tutte con me. Tutte le bambine. Non c'è niente, guarda, fammi vedere il pacco, è vuoto. Il pacco è vuoto. No, non c'è niente. Per caso ci serve qualcosa? Cioè, erano vuoti.
tua scarta regali. Guardala, guarda. Qualcosa di interessante, qua c'è un po' di tutto. Qualcosa? Che shapes! Che bella! Ce l'avevi? No! No! Vediamo! Io l'ho sempre trattata male, lei poverina, ho sempre detto che è brutta. Non è male, dai, caruccia, caruccia. Poi, poi, poi. Un gioiello. Ah, io lo so, però non posso dire niente. Ah, sono i pompati sushi. Yeah. Vediamo. C'è una bustona gialla. Wow. Il fiocco di Sisir, che carina, cambia anche colore. Sì, è fredda. È fredda, ha già fatto il color change allora. Birra, potresti tornare a casa. Wow, bella. Vedere, vedere, io ce l'ho però non gli ho mai fatto il color change. Wow, troppo bella. Le manca qualcosa, infatti. Vestiti? Qui cosa c'è? Ah, il biberon di Shapes. Poi un'altra scatolina. Il vestitino. Sì, il vestitino di Sisir, quanto è carino. Ma lo sai che ho trovato il suo fratellino con Nicole? Davvero? Caruccio, caruccio. Altro. Allora, cosa ci manca all'appello? Il biberon. Sì. Eccolo. Millino. Wow. E questo te l'hanno regalato le tue amiche, le tue compagne di classe, amichette. Grazie. Che sono tutte qua dietro. Grazie. Ma grazie. Che bello. Cosa? Questi. Sei contenta? Sì. Sono bellissime. Quante LOL hai? Sono 80 e qualcosa. Adesso ne ho avute altre 9 e non lo so di preciso. Ok. Io sul tavolo ho visto che ci sono una marea di LOL. Sì, attenti a non perderle, ragazze, che qua è un attimo, eh. Beh, un attimo che le LOL ci sono e poi le LOL scompaiono. Magari un cameriere gli piacciono particolarmente. Però anche io ti devo dare una cosa, lo sai? Aspetta un attimo. Ok. Ecco, mi sembrava brutto venire senza il regalo, allora ti ho fatto un pensierino. Grazie. Non ho scritto il biglietto però, ops. Wow, la maglia delle Lola, anche. Perché, se non sbaglio, a te piacciono anche gli unicorni. Sì. Ecco, e allora io ho visto questa cosa piena di stickers, tutti un po' unicornosi, un po' kawaii, un po'. Ci sono tantissimi adesivi per fare, per decorare il diario, per decorare i biglietti. Vedi, lì sono tutti i bigliettini. Bello. Mi sembrava carinissimo. Grazie. Prego. È stato un bel compleanno? Sì. Sì, sei contenta? Sì. Mi fa piacere. Allora, adesso noi continuiamo a chiacchierare e a giocare anche con le tue amiche, però salutiamo tutti quanti e facciamo ancora tantissimi auguri a Vanessa! Ciao!